Un saluto a tutti gli amici del web e bentornati sul mio canale. Io sono Dato Bax, lei è Astrid e benvenuti in questa nuova puntata della nostra guida su Elden Ring. Ci eravamo lasciati qui, in realtà non ci eravamo lasciati proprio qui, ci eravamo lasciati lì sopra, però c'è stato un piccolo pezzo di registrazione che si è perso. Avevo fatto un piccolissimo salto a prendere questo oggetto qui. Il ricettario del guerriero nomade per praticamente permetterci di creare il grasso incendiario. Vi faccio vedere una breve clip che vi fa vedere dove sono andato a prenderlo. Purtroppo di questa piccola parte si è persa l'audio, ma insomma state tranquilli, sono solamente 7-8 minuti, non avevo fatto poi granché, insomma avevo preso solamente questo ricettario. Quindi insomma, diciamo che la puntata inizia qui. Avevo fatto qualche passaggio preliminare, poi per fortuna ho avuto il buon gusto di vedere se stava registrando o meno e mi sono reso conto che non avevo avviato il microfono. Bene così, quindi. Meglio così, anzi, dai, poniamola in questi termini, dato che se no ci sarebbero stati 10 minuti iniziali di passaggi preliminari che poi in realtà avrebbero fatto. Ah, in realtà in quei 10 minuti avevamo già liberato il ponte. Quindi ora lo ricombatteremo, però chiaramente non ci sono più i drop sul ponte, quindi insomma se vi state chiedendo perché non ci sono i drop è perché appunto li avevo combattuti. Dunque ragazzi, iniziamo questa puntata, ovviamente facciamo finta come se questi 8 minuti non ci fossero e come insomma vi dicevo prima, ma chiaramente non potete saperlo, lì a quella balista è chiaramente il nostro, eccolo, primo obiettivo per combattere qui sul Ponte del Sacrificio, chiaramente, perché altrimenti ci bersaglierebbe, sarebbe veramente molto molto fastidioso. Attenzione, Astrid, schiva! Mamma mia, l'ultimo. Evochiamo i lupi. Utilissimi i lupi, ragazzi, utilissimi. Benissimo. Ok, abbiamo liberato il ponte. Quindi, come detto, gli oggettini li abbiamo presi. Avevo sbloccato la grazia e ci siamo, ragazzi. Siamo al punto in cui ero prima. Chiaramente, ripeto, i passaggi intermedi non li vado a ripetere. Avevo semplicemente preso qualche oggettino, insomma, secondario, state tranquilli. Benissimo, vediamo se abbiamo le anime per fare un nuovo livello, no? Allora, qui siamo alla penisola del pianto, ragazzi. Questo è il ponte del sacrificio, questo meglio. E qui, come potete vedere, la grazia ci indica una direzione. Cominciamo a seguirla, ma come vedrete, ci sono diverse cose da fare qui nella penisola del pianto. C'è una motivazione per cui questo ponte era così ben protetto. Vedete delle impiccagioni di avvertimento dei soldati morti? Questo perché nella penisola del pianto è in corso una rivoluzione e ce ne parlerà proprio questa giovane fanciulla. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Si chiama peraltro Irina, come uno dei nostri personaggi su Skyrim, e citazioni di From Software. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle?
My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Chiaramente accetteremo. Thank you, dearly. Then please, take this. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Please, if you wouldn't mind, he can be stubborn. Perfetto. Allora, abbiamo una side mission. Questa è sempre la maniera silenziosa, tutto sommato, ma in realtà neanche poi così tanto silenziosa. Elden Ring e in generale i titoli di From Software le dicono le cose al giocatore, semplicemente non le urlano in faccia, non compaiono indicatori, però è stata abbastanza chiara. Irina ha parlato di un castello a sud. Spostandoci verso sud, eccolo là, lo vediamo già da qui, vedete il torrione del castello? Lo possiamo vedere, ci dà subito un punto di riferimento visivo, ci fa comprendere che dobbiamo andare lì. Allora, godiamocela ragazzi, esploriamola per bene, non ho intenzione di correre. Tu sei vivo? Qua potremmo evocare dei lupi. Anche se... Maledetto! Vabbè, li evochiamo, ragazzi. Evochiamo perché sono i cani... Sono in assoluto le specie più fastidiose di Elden Ring per me. Cani, topi, questi qua che fanno questi attacchi... rapidi. Guarda, maledetti! Maledettissimi. Questo essere gigante non lo combatteremo perché in realtà se ne sta buono buonino. Striscia di carne bianca. La faccio mia prima a piedi, va! A prendere. Toh. Allora, proseguiamo. Qua ci sono dei... Non so onestamente se sono semi-umani o in realtà se questi sono un'altra specie, eh? Perché sono volante, in effetti. Il secondo invece ci ha preso. Preso. In una delle scorse puntate qualcuno mi ha fatto notare che l'audio era in desync. Allora, io in realtà ci sto molto attento in realtà che l'audio sia in sync, ragazzi. È semplicemente, secondo me, che a volte faccio i commenti dopo che ho fatto le cose. Vi faccio un esempio banale. Bam! Ecco, questo è in sync. Cioè, insomma, se ho montato bene il video dovrebbe essere in sync. Però tipo se rollo e faccio... ho schivato. Tipo, commento dopo che ho fatto una cosa, non è che non è in sync. Sono io che commento dopo. Ve lo dico giusto per chiarezza, insomma, perché insomma è chiaramente possibile che possa sbagliare nel montaggio, eh? Però insomma, cioè, ci sto molto attento, ci sto molto attento. Quindi... per esempio, in questo caso, se dico... Ah, maledizione, mi è scappato, che ne so. Lo dico... Allora... non mi ricordo come si fa a vedere le ceneri. Ma quello è... Giustamente è notte, quello è il Cavaliere Nero, ragazzi. E lo combattiamo, chiaramente. Sì. Ma possiamo sederci a questa grazia, tipo... Tu ci aspetti?
Ci aspetta il Cavaliere Nero, tipo se ci sediamo alla Grazia, o sparisce. È sparito. Ma è sempre notte, però. No, vi spiego perché ho dovuto fare questa cosa. Perché non abbiamo il grasso, la cenere, ecco, il grasso incendiario. Vediamo un po' se ricompare. Oh, eccolo là. Allora, applichiamo il grasso incendiario e ora siamo pronti. 103. Non poi così tanto rispetto a... Mancato. 142. Forse l'abbiamo preso alla testa. Eh sì, gli facciamo molto più danno. Mancato. Ah, uno è il cavallo e uno è lui. Stiamo colpendo il cavallo. No, 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 scappa Astrid, scappa. Via. Prendiamo il cavallo, ecco. Però, prendendo il cavallo, io credo che lui venga comunque disarcionato. Sapete che in realtà io il Cavaliere Nero non mi ricordo se l'ho combattuto. Ragazzi, le mie prime sessioni di gioco non è che me le ricordi perfettamente, Sono molto, molto più avanti. Sì, comunque, il cavallo è quasi andato giù. Dovremmo dargli danno critico. Allora, applica la resina. Che non è resina qui. Eccolo qua. Mamma mia, quanto danno gli facciamo. Mamma mia quanto danno ci fa lui a noi. Perché non l'abbiamo preso? Io ragazzi... Ia! Non pensavo che quella cosa facesse l'onda d'urto. Dai. Non ci riusciamo a prendere. Abbiamo un arco. Sì, che l'abbiamo. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Ho perso di vista quanta vita avevamo. Abbiamo perso con... Lui aveva uno sputo di vita. Che presa male, ragazzi. E l'ho gestita male io lo scontro. Niente da dire. Vabbè, mattino. Ci vendicheremo del Cavaliere Nero in un'altra circostanza. Ci vendicheremo del Cavaliere Nero in un'altra circostanza. Allora. Qui troviamo un mercante. Che giustamente, poveretto, abbiamo ignorato. Si è goduto tutto lo scontro contro il Cavaliere Nero. Io, ragazzi, comunque sto seriamente... Qua potremmo trovare una balestra.
troviamo anche gruppi di semiumani. Questo è interessante, questo messaggio. Non vorrei barare, vorrei comprarlo per leggervelo. In realtà ne so il contenuto. Dovrebbe dire che se noi uccidiamo il boss dei semiumani, gli altri si arrendono, però lo compriamo lo stesso, perché mi sembra corretto comprarlo per potervelo dire. E compriamo anche il vaso incrinato. Allora, inventario, gruppi di semiumani. Uccidi per primo il capo dei gruppi di semiumani per diffondere panico e sconforto tra i suoi seguaci. Vedete, come vi dicevo. Allora, io con quest'arma, ragazzi, ci imparo a combattere. Il punto è che ogni volta che io stacco da qua e gioco con la spada lunga, poi quando torno qui con questa, un sacco di volte non li prendo i nemici, perché questa, porca miseria, è più lenta. Cioè ogni volta ci devo di nuovo fare l'abitudine. Ora pare che sto a rosicare, raga, è un po' rosico, però cioè, chiunque gioca molto ai Souls capisce che cosa intendo. Vedete, proprio un attacco. Dovrei giocare, se io giocassi di fila sempre con Astrid e non proseguissi la mia storia principale, ovviamente prenderei dimestichezza con quest'arma. Va bene, mi sono perso comunque in chiacchiere. Abbiamo perso contro il cavaliere nero. Stiamoci, oh mio Dio. Questo è il modo del golem del castello di Morn di darci il benvenuto. Scappa! Ci dobbiamo prendere, chiaramente, la mappa della penisola del pianto. Gli alberi che cadono, ragazzi. Mamma mia. Cerchiamo di fare zigzag. Alla faccia del zigzag. Andiamoci a prendere questo golem. Mamma mia, ragazzi. La suggestione. Schivatissimo questo giro. Niente, ragazzi, io le peggio morti le farò per questa arma, io ve lo dico. Allora, buttiamo giù il castello, il golem, e addentriamoci nel castello, ragazzi. Guardate, guardate. Abbiamo trovato la mappa, diamo un'occhiata alla mappa. Allora, eravamo qui. Siamo andati di qui. Abbiamo raggiunto il venditore. Chiaramente ci sono tante tante cose in questa penisola che possiamo esplorare, le esploreremo, però per ora ci dedichiamo al castello. Non pensiate che il castello sia la parte più interessante dell'isola, è sicuramente un magnifico dungeon, cioè non saprei neanche se chiamarlo dungeon in effetti perché è alla luce del sole, però insomma ci siamo capiti, una magnifica avventura. Però ci sono tante cose interessanti in quello. Non voglio tenervela per ultima, la voglio fare subito. La voglio fare subito. Anche e soprattutto perché non so quanto ci mettiamo in realtà a ripulire l'aria, anche e soprattutto perché la voglio fare con calma. Come se ricordassi che qui ci fosse un NPC. Fatemi dare un occhio se sta registrando, ok? Allora, attiviamo questo montacarichi. Allora, vaso. Facciamo un paio di questi. Allora, qui si aprono diverse strade, ragazzi.
cui si aprono diverse strade. Allora, iniziamo da sinistra. Dato che abbiamo... niente, proprio. Stavo proprio per dire, dato che ci devo prendere di mistichezza con l'arma, teniamo alto lo scudo e mi ha preso lo stesso. Allora. Ok. Oh, pietra da forgiatura 2, perfetto. Questa è la principale motivazione per cui siamo venuti qua, ragazzi. Voglio portare l'arma a più 4 o a più 5. Vediamo a seconda di quante pietre da forgiatura troviamo. Per ora dovremmo averla l'arma, esatto, più 3. All'infuori dei miei lamenti con quest'arma, ragazzi, ovviamente noi siamo Astrid, siamo una sorta di vichingo, ci terremo chiaramente l'ascia come arma principale. Sebbene ovviamente poi per mio stile di gioco... Voglio farvi vedere, vabbè, abbiamo preso anche l'arco. Maledizione, ma... Escono dalle fottute pareti. E voglio farvi vedere anche l'utilizzo del pugnale. Questo non tanto per roleplay, quanto più che altro per proprio guida. Farvi vedere delle cose. Per quanto riguarda il nostro personaggio in sé per sé, ovviamente, ripeto, sono io che mi ci devo... abituare. Allora, lì c'è una strada e ci andremo. Voglio vedere prima le strade secondarie. Oh, storditissimo. Beh, sotto questo aspetto... Probabilmente le armi forza, ragazzi, devo puntare molto di più sui colpi potenti. Peraltro abbiamo anche un talismano, vero o no? Potenzia gli attacchi caricati. Secondo me me la devo giocare... ma ero lì manco. Però quando vado a fare l'attacco caricato mi fregano sempre. Me la devo comprendere bene, però avete visto, con due colpi caricati li abbiamo storditi. L'abbiamo stordito quello grosso. Quindi secondo me, insomma, devo imparare a gestirmi questo aspetto. Perché io sono più un tipo... da molti colpi leggeri piuttosto che da un colpo potente, capito? È proprio uno stile mio. Ah no, pensavo ci fosse un'imboscata. Quindi è proprio uno stile mio diverso. Allora, abbiamo esplorato l'area di sotto. Dobbiamo andare dall'area di sopra, però per ora andiamo di qui. Chiaramente, ragazzi, le voglio fare tutte le strade, eh? Anche e soprattutto perché ora non è che lo ricordo bene 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 bene. Quindi è una seconda scoperta. Oh, comunque questa è la seconda partita. Non è che, insomma, quante partite ho fatto. Quindi... benissimo. Stavo riflettendo solamente ora che qui alla penisola del pianto c'è chiaramente un seme d'oro che sarei potuto andare a prendere prima di venirmene qua. Che gittata penosa che hanno le frecce addosso. Bene. Vecchia zanna. È decisamente meglio quelle piumate. Come potete vedere, mediante l'utilizzo dell'arco, quello che noi andiamo a fare è sostanzialmente... aggrarli, si dice in genere. Cioè li andiamo ad attirare. Sparate due, tre.
Abbiamo aggrato anche l'altro. Vediamo. Mancato. Ah, però quando cade per terra non ce n'è per nessuno. Allora, vediamo bene le strade. Allora, lì è da dove siamo venuti. Se andiamo di qua... Teniamo alto lo scudo. Qua c'è una scala. Guardate là che stanno combattendo i soldati con gli invasori. Non sono invasori. Irina ci ha detto che sono dei servi che si sono ribellati. Quindi i semi-umani... Ragazzi, io probabilmente faccio qualche errore di lore. Anche la lore la sto esplorando anche io. Credo che siano semi-umani. Erano tenuti come servi. Questo mi è parso di capire. Allora, se si va di qua... Ok, non c'è niente. E se si va di lì? Mancato. Attenzione, Astrid. Bene, così. Ma ora mi combatti anche tu. Ma ti ho aiutato. Bene. Benissimo. Vabbè, abbiamo fatto comunque piazza pulita. In realtà qui comunque vada sono tutti i tuoi nemici in effetti. Anche se noi in realtà siamo andati in soccorso dei soldati... Beh, di Godric, sono soldati di Godric, suppongo. Comunque, in cima a questo torrione... c'è il padre di Irina, al quale chiaramente consegneremo la lettera. See how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you've come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this by way of apology. Ramoscello sacrificale. Consegniamo la lettera di Irina, chiaramente. I see. From Irina. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. If you see Irina, do tell her. Her father will come for her once he's fulfilled his duty. Allora, chiaramente quello che dovremo fare è trovare questa spada. Allora, sto pensando di riteletrasportarmi alla Grazia per rifocillare. Allora, io credo che qui abbiamo finito. Infatti questo è uno shortcut per tornare indietro. Quindi sì, teletrasportiamoci al montacarichi, riempiamo le fiaschette, le ampolle, scusate, e facciamo l'altra strada. Facciamo l'altra strada ora. Abbiamo delle anime per fare delle rune, scusate, per fare un level up. Sì, beh, quasi.
ce lo facciamo, dai. Nuovo livello, allora vitalità, forza, tempra. Beh, stiamo portando su forza, quindi facciamo vitalità, tempra, forza. Vitalità, tempra, forza. Ragazzi, oramai è andata. Sto facendo il personaggio forza, mi toccherà utilizzare armi forza, quindi probabilmente mi toccherà utilizzare anche un'arma più poderosa di quest'ascia andando avanti. Ma quest'ascia come scala? Anche perché quest'ascia in realtà non scala a forza. Dovremmo mettere una cenere da guerra. Vediamo che ceneri di guerra abbiamo. Abbiamo qualche cenere di guerra forza. Cenere di guerra. Pesante, questa qua. Furia di colpi. Vedete, scala B su forza. Da 144 passa a 131, quindi perde 13 punti, però ne guadagna 16. Ok, va bene, comincia a convenirci prendere l'ascia pesante. Va bene, allora, vediamo. Ah, ok, era quello che avevamo all'inizio, con la differenza che questa cenere di colpi, questa cenere di guerra, è quella che avevamo all'inizio, con la differenza che questa è pesante e quindi ci fa scalare l'arma su forza. Avevo spiegato in uno dei precedenti puntati che cos'è lo scaling. Vedete, al centro della tabella c'è proporzionalità, attributi, c'è scritto for, sta per forza, B. Questo significa che al crescere della statistica forza ci sarà un danno maggiore di quest'arma. Abbiamo messo appunto questa cenere di guerra che migliora questa influenza di questa caratteristica. Comunque, per un approfondimento l'ho spiegato in una puntata passata. Allora, chiamiamo i lupi. Chiamiamole un po' per volta. Vai, 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 ragazzi. Chiamiamolo un paio per volta. Uno e due. Quanti ce ne sono più? Ma quello lì stai. Ma non se ne rende conto che man mano, cioè, capito? Cioè, è venuto un cane da dietro. C'è quello lì là sopra, no? Capito? Quello lì là sopra. Forza, ragazzi, andiamoci a riprendere il castello. Però quelli intorno sono morti tutti. Ma che leader sei? Ma che leader sei? Oh, si è reso conto. Caspita, il suo... non morire ora. Stride, non morire ora. Ce ne sono due, sti maledetti. Oh, prendiamoci l'arma a due mani. E andiamo a fare la bella vita. Benissimo.
Benissimo. Qua ci stiamo prendendo, ragazzi, un sacco di farfalline ardenti. Ce ne sono venuti altri. Allora, grasso incendiario, questo è il modo che ha il videogioco che per suggerirci di utilizzarlo, perché a quanto pare qua, oltre a poterlo craftare, i nemici dovrebbero essere anche vulnerabili probabilmente, e lo utilizzeremo. Allora, nemico? No. Vediamo questo forziere. Oh, la Claymore! La Claymore! Bella la Claymore, che non utilizzerò perché utilizzo sempre spade. Claymore non lo possiamo utilizzare perché non abbiamo abbastanza punti. È uno spadone, bellissima. A fondo invece ad una mano, a fondo e taglio. Molto bella, molto bella. Va bene. Ma siamo nell'armeria probabilmente del castello di Morn. Cioè, non probabilmente, sicuramente, guarda là. Ci stiamo facendo strada nell'armeria. Lo hanno giustiziato! Avete visto? Bellissima. La narrativa silenziosa, ragazzi, di Elden Ring. Ma in generale i titoli From Software è superba. Ci fanno proprio vedere, capito, il momento in cui viene decapitato il soldato. Capito, lo avevano messo in ginocchio e quando siamo entrati noi, loro, bam, l'hanno decapitato. Peraltro da qui, vedete, si vede il panorama. Noi eravamo lì sotto, ragazzi. Quello è il castello di Gran Tempesta, capito? Vedete come si gioca con tutti i piccoli riferimenti visivi? Quelle sono le mura che hanno ceduto. Eh sì. Vedete, qui c'erano delle mura che però hanno ceduto. Si è aperta una porta. C'era il golem a difesa del castello. Che poi sarebbe interessante sapere da che cosa sono azionati, da che cosa sono alimentati questi golem. Io ancora, ci sono molti dettagli della lore di Elden Ring che sto ancora esplorando. Oh, qua c'è una guerra, una battaglia in atto. Vediamo se riusciamo ad essere, però questi qua sono dei poveri cristi. Ma vi voglio dare una mano. Bene. C'è un balestriere. Bene così. Allora, oggettino. Guardate qua, li hanno impiccati. Allora, c'è una scala. Allora, siamo venuti di qui. C'è una scala che va verso lì. E un ponte che va verso lì. Allora, lì è un vicolo cieco. Vabbè, andiamo prima qui allora. Torcia fil d'acciaio, questa presumibilmente fa più danno.
l'abilità speciale tipo soffia per terra. Va bene, dai. Però consuma mana. Allora, per ora ci teniamo la torcia normale, ragazzi, vi dico la verità. E cioè, interessante quella lì, però per ora non mi interessa. Allora, c'era una scala che andava verso l'alto, lì. Questo perché il mana me lo vorrei tenere per la weapon art, diciamo. Allora, c'è qualcosa che non... c'è una strada che non abbiamo intrapreso. Allora, noi eravamo qui sotto, c'eravamo prima, siamo andati di lì, lì c'è il padre di Irina, lì sopra. Allora, abbiamo percorso questo ponte, però forse dobbiamo prendere quella scala. Lì c'è una scala che va di lì. Questa dove porta? Noi ragazzi qua dobbiamo andare. Tipo questa porta qua, dov'è? Ma se andiamo giù di qui, dove finiamo? Forse dove c'era lo zuccone? Sì, là dietro c'è lo zuccone. Quindi se uno va di qua, noi eravamo saliti di qui. Ci eravamo trovati. Su questo ponte. Forse non siamo scesi giù, ragazzi. Secondo me non siamo scesi per quella scala. Non vorrei sbagliarmi, ma non siamo scesi per quella scala. Venite un po'. Mica l'avevo vista partire la freccia. E alla miseria! Pericolosissimo, ragazzi. Allora, mi sa di sì, ragazzi, mi sa che questa è la strada che non abbiamo intrapreso. Allora, prendo quelle farfalline e andiamo di lì. Anche se ci siamo arrivati senza fiaschette curative. Questo potrebbe essere un rischio. Allora, di lì dobbiamo andare. Come si ci arriva? Ah, qua sicuramente non ci siamo stati perché c'è un oggettino lì dietro. E quindi
Non ci siamo stati. Direi di fare un attacco in corsa. Pietra da forgiatura, fantastico. Possiamo migliorare la nostra arma. Allora, di qui è dove c'è lo zuccone. Di qui. Là dietro dobbiamo andare, ragazzi. Sicuro, sicuro, 100%. Ah, ecco qua. Oh, ecco qua. Fantastico, fantastico, fantastico. Fantastico. Level design, ragazzi. Level design. C'è una grazia perduta esattamente dove doveva esserci. Level design pazzesco. Allora, nuovo livello, ce la facciamo? Allora, ragazzi. Ora vi dico che cosa facciamo. Abbiamo addirittura 5 pietre da forgiatura di secondo livello. Vabbè, dai, continuiamo ad esplorare, magari troviamo la sesta, e se troviamo la sesta portiamo l'arma a più 5. Possiamo togliere questo. Sicuramente prima del boss dell'aria la miglioreremo almeno di un livello. Di qua si può scendere? No. Sì, si può scendere. Oppure si può saltare lì. Però lì non mi sembra ci siano drop. Quindi ci andremo di qua. Chiave della spada di pietra. Utilissima. Qua ci sono delle melme. Questi qua non combattono, quindi... Vedete, sono impauriti probabilmente. Coppa di tartarugenza. Che schifo. Se quegli spregevoli mezzo sangue mi divorassero, sarei dannato in eterno. Perché probabilmente tramutano a loro volta coloro che sono stati morsi, magari, non lo so. Quello che so è che hanno paura di qualcosa. Mi chiedo se abbiano paura del boss. Che per inciso è in quell'area. Porca! Ma sei tu... Questi qua sono vulnerabili al fuoco, ragazzi. Ma siete in 4! Vabbè, va. Besaludos. Adios. Allora, di qua si scende? Sì. Però credo che valga la pena. Ah, ma ha sentito, va bene. Ci ha preso lo stesso. Beviamo. È stronzo che fa paga la mossa. Tipo, fa la finta e poi attacca.
Più difficile di vedere il boss. Ok. Beh, vediamo che cosa c'è qui sopra a questo punto. Oh, raga, mi sento alla seconda scoperta, ma veramente. Cioè, mi ricordo più o meno che fare, però... avendolo fatto ad inizio... forziere. Talismano lama gemella. Questo mi ricordo... di aver visto dei video che facevano vedere quest'arma, perché però io in realtà non ho trovato. Allora, qua ci sono quelle melme che sono arrivate, direi di andare di qui. Oh, sento uno sbirluccichio. Che cosa ho detto? Vedo uno sbirluccichio, scusate, sento uno sbirluccichio, non so che cosa ho detto. Girasole aureo. Allora. Credo di dover saltare di lì. Benissimo, ci stiamo avvicinando sempre di più alla spiaggia. Ok, credo di dover scendere da qua. Pietra da forgiato, fantastico, fantastico, fantastico. Ok, credo che questo sia il momento ideale per farvi vedere una cosa interessante. Allora, equipaggiamento. Pietre arcobaleno. Qualora, vedete, andassimo di qui, non moriremmo. Ma qualora... perché ho preso la cosa sbagliata. Vediamo se riusciamo a... ah, non moriremmo comunque. Va bene, va bene. Allora, vi spiego. Se voi buttate una di queste pietre in un luogo in cui la caduta vi è fatale, scoppierebbero. Farebbero... tipo, farebbero un suono molto acuto. Invece in questo caso specifico, se non lo fanno, vuol dire che la caduta non c'è fatale, però potrebbero esserci fatali loro. E infatti ricordavo ci fosse una grazia qui. La tocchiamo per scrupolo. Ma... no, fa sempre un colpo... questo fa il colpo di taglio. Allora... qui dentro che altro abbiamo? Una frusta! Giustamente, in una sala di tortura c'è la frusta, mi sembra appropriato. Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo davvero. È un buon dungeon, è un buon dungeon. Sicuramente un dungeon di inizio gioco, non all'altezza poi di Castello Gran Tempesta, però per essere un dungeon secondario è un buon dungeon. Allora, dobbiamo arrivare lì. Vediamo se qui c'è qualche oggetto e ci teletrasportiamo alla tavola rotonda.
Benissimo. Allora, ragazzi, a questo punto cade lo spoiler della tavola rotonda. E ve lo dico, devo fare delle cose alla tavola rotonda, quindi ora... credo che ve la mostro. Oramai ve la mostro. Siamo arrivati, non lo so neanche a che puntata oramai, quindi... Diciamo che mi sembra giusto anche oramai mostrare... Non li faremo i dialoghi. Vi farò vedere solamente qualche dialogo a tempo debito, alcuni che saranno importanti. Però, insomma, tra non molto torneremo qui oramai per fare delle cose importanti, quindi oramai ve la mostro. Diciamo che nelle prime puntate li ho mantenuti completamente senza spoiler. Ora, purtroppo, alcune cose comincia ad essere necessario doverle inserire per farvele vedere, giustamente. Allora... E noi dobbiamo potenziare questa qua, vedete, più 4 più 5. Perfetto, perfetto, ragazzi, perfetto. Ma possiamo portare l'arco corto a più 1 e a più 2. Quindi le pietre da forgiatura più scarse le utilizzeremo per l'arco corto, quelle migliori le utilizzeremo per l'ascia da guerra. Benissimo. Possiamo fare level up? No. Andiamo qui. Vicino alla galera del baluardo. Allora, a questo punto siamo pronti per la boss fight. Prendiamo queste farfalline. Allora, io direi di togliere questo e siamo pronti. Qui intorno c'è mica qualche oggetto. Sì, c'è. C'è anche un granchio gigante. Freccia incendiaria. Va bene, abbiamo capito che il prossimo boss è vulnerabile al fuoco, va? Abbiamo capito, ce l'hanno suggerito in tutte le maniere differenti. O forse queste meduse sono vulnerabili al fuoco. Va bene. Pronti, ragazzi, pronti, pronti, pronti. Grasso incendiario. Siamo pronti per combattere contro la progenie leonina. Forza. Ci ha già fregato, va bene. Questo attacco che fa? Bene, va bene, va bene, va bene. Mamma mia, che pessimo scontro, ragazzi, che pessimo scontro. Stavo per dire, lo sto studiando, ma non è vero. Mi ha proprio, come dire, fregato completamente. Vabbè, incommentabile, scontro incommentabile. Allora, non me la metto subito il grasso incendiario, perché ha un moveset che mi voglio un attimo studiare. Quel colpo all'inizio che ha fatto, pensavo potessimo pararlo e poi controbattere, invece mi ha tolto tutta la guardia, mi ha rotto la guardia.
Ed eccoci qua. Spadone della lama innestata, ragazzi. Qua si vede proprio l'influenza di Martin. Vedete? È una spada di spade. Leggendaria spada del castello di Morn. L'arma di un vendicatore, gravata da oceani di rabbia e rimpianto. È uno degli armamenti leggendari. L'ultimo campione di un paese ormai scomparso giurò di portarne avanti la lotta e raccolse tutte le spade dei guerrieri del suo clan. Vabbè, ve lo faccio vedere, giustamente. La spada di spade. Ok, allora, togliamolo. E a questo punto possiamo tornare dal padre, ma non prima di aver livellato. Forza 20 e si viaggia, ragazzi. Il castello di Morn. Ok, benissimo. Allora, abbiamo ripulito l'aria, siamo ritornati nel torrione dove c'è il padre di Irina e a questo punto gli riparliamo. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Thanks to you, I will be reunited and devote my remaining... Irina has a... Benissimo. Abbiamo svolto con successo la questline di Irina e suo padre e del castello di Morn. Arrivato a questo punto, direi che possiamo teletrasportarci al Ponte del Sacrificio per andare a dare ad Irina la buona notizia e concludere questa puntata. Irina, how could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina. It will be done. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every... Alla prossima.